Ciao ragazzi, eccoci come promesso qui a fare un hands-on del Samsung Galaxy Nexus che abbiamo acquistato un paio di giorni fa. Lo vedete smontato perché volevo un pochino farvi vedere come si monta, soprattutto perché la cover posteriore è un pochino particolare. Innanzitutto vi faccio rivedere la batteria che è da 1750 mAh. Ve lo ridico perché in pratica mi sono accorto che sul video dell'unboxing avevo detto 1650. Questa è la cover posteriore, ovviamente molto sottile, leggera, ma soprattutto flessibile. Diciamo che dà la sensazione come se fosse un cartoncino, probabilmente quasi indistruttibile proprio grazie al fatto che è molto molto flessibile. Montiamo il Galaxy Nexus, questo appunto ho visto un pochino dall'interno. E cerchiamo di mettere la cover posteriore. Dico cerchiamo perché le prime volte mi ha fatto un pochino dannare, mi ha dato qualche grattacapo. Come vedete bisogna spingere i lati fino a che non si sente un clang su ogni lato. Vediamo se ce l'ho fatta. Sì, ecco qui. Non so perché la prima volta mi dava qualche problemino, poi una volta imparato come si inserisce è una stupidaggine. Quindi questo è il Galaxy Nexus, veramente bellissimo esteticamente. Vedete anche la curvatura molto particolare, anche se un pochino meno accentuata rispetto a quella del Nexus S. Inoltre vedete come la parte inferiore è più spessa, mentre la punta è più sottile. Molto bello. Ora accendiamo e ci vediamo un po' il boot che è piuttosto scenico. Questo è il Super AMOLED HD, lo si riconosce subito dal fatto che il nero ha una resa eccezionale, tende da confondersi con la cornice. E questo è il boot di cui vi parlavo. Vedete come il sistema operativo si avvia in maniera straveloce, praticamente in pochi attimi già possiamo interagire con lo smartphone tranquillamente. Prime impressioni è veramente eccezionale in quanto il touchscreen è veramente super reattivo. Vediamo interfaccia comunque molto intuitiva, io non l'ho trovata assolutamente antintuitiva come avevo letto qualche tempo fa, anzi penso che l'usabilità è ancora migliore rispetto a prima. Inoltre vi faccio vedere come il menu delle applicazioni è un po' cambiato, possiamo scegliere tra widget e applicazioni, però se noi in pratica scorriamo in maniera laterale fino in fondo passiamo da applicazione a widget e viceversa molto velocemente. Inoltre vi faccio vedere come mi piace l'animazione con le schermate che si sovrappongono. Probabilmente è bella. Andiamo a vedere qualche informazione sul sistema. A parte che vabbè, abbiamo Android 4.0.1, abbiamo soprattutto la build ETL41F, ossia l'ultimissima versione, ossia la versione esente dal bug dell'audio. Bug dell'audio che vi voglio dimostrare appunto che non c'è. Adesso settiamo il tutto in 2G perché da come ho visto io tale bug si verificava in caso di 2G, ma anche in modalità aereo. Togliamo magari anche il wifi. Ops. E facciamo una chiamata con un cellulare, perché io ho visto un video su YouTube in cui un ragazzo faceva squillare, faceva insomma effettuava una chiamata con un cellulare e lo metteva a fianco al Nexus e il volume del Nexus impazziva. Io faccio vedere innanzitutto come il volume è al massimo. Facciamo appunto questa chiamata e vediamo se impazzisce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui potrà sapere quanto credito le rimane e controllare il bonus delle offerte attive sul suo. Il suo credito residuo è. Vedete com'è comunque. Il Nexus non impazzisce per fortuna. Ora ovviamente togliamo di mezzo dalla vista questo smartphone e anche scusate, questo cellulare che è un Samsung, ma è una bestemmia tenerlo a fianco al Nexus. Questo
Quindi vediamo un pochino questo Nexus. Allora, resa dello schermo ovviamente è bellissima, Super AMOLED HD. Io ho impostato la luminosità al 50% perché ho un pochino paura che poi il video non venga bene se sparo insomma il settaggio al massimo, nel senso che ho un pochino paura che possa non focalizzare bene i caratteri, quindi lo metto al 50%. Rimettiamo il wifi e risettiamo anche la rete perché comunque voglio farvi vedere un po' la navigazione web, che è uno dei pezzi forti di questo smartphone. Andiamo ad esempio sul nostro sito. Il browser web, che adesso può visualizzare i siti anche in modalità desktop, ossia possiamo forzarli. E questa è proprio la navigazione web, è eccezionale. Entriamo all'interno di un articolo. Qui ogni tanto abbiamo la scherzetta del sito che viene visualizzato in maniera mobile, però possiamo appunto superarlo forzando il punto in modalità PC. Scusate, oggi sto un po'. In ogni caso, ripeto, veramente eccezionale la navigazione web. La cosa che mi ha più stupito è la leggibilità. Infatti, vi faccio vedere come, non serve nemmeno lo zoom, la leggibilità è già eccezionale senza zoom. Quindi praticamente sfruttiamo la peculiarità di questo display, ossia la risoluzione 1080x620 pixel, infatti si sente la differenza. Si può tranquillamente leggere il testo senza affaticamento, senza bisogno dello zoom. Poi ovviamente se noi zoomiamo la resa è ancora migliore, è ancora più leggibile, però in realtà non è necessaria. Io non so se si può apprezzare, però spero di sì. Poi vediamo insomma come è uscito questo video. Volevo provare un pochino ancora la navigazione web. Dico subito che ovviamente l'esperienza web non è proprio completa perché non abbiamo il flash 10, scusa, il flash 11 attivo, perché Ice Cream Sandwich per adesso non lo supporta. Adobe ci sta lavorando e a fine anno rilascerà la versione aggiornata con supporto ad Ice Cream Sandwich. Infatti vedete come questa è la video recensione di LG Optimus Sol. Non possiamo appunto cliccare il video, sembra un'immagine proprio perché non abbiamo il plugin Flash installato. Comunque veramente eccezionale come esperienza web. Vi faccio vedere pure qualche altro sito web. Qui praticamente io avevo spento il cellulare, però come vedete era già aveva mantenuto in memoria le pagine da me aperte circa 10 minuti fa. Vediamo un po', andiamo sempre sul sito della Gazzetta, sempre questa, e vediamo inoltre come abbiamo questa bellissima schermata in cui possiamo passare da un tab all'altro molto velocemente. Inoltre, se vogliamo chiuderla, possiamo tranquillamente con una gesture spingerla fuori, quindi chiudere appunto il tab. Questo è il sito della Gazzetta dello Sport. Vedete come si può apprezzare anche qui la resa eccezionale. Spero che si apprezzi, almeno da questo video. Ovviamente il pinch to zoom è perfetto, vedete com'è, comunque è molto fluido. Adesso non sono in posizione proprio comodissima per interagire, però si capisce come è molto molto fluido, vedete? Quindi usciamo, vi faccio vedere anche com'è. L'usabilità è molto migliorata anche grazie al fatto che adesso abbiamo un pulsante che tiene traccia, diciamo, delle applicazioni in esecuzione, quindi possiamo velocemente switchare in ogni momento da un'applicazione all'altra. Se vogliamo chiudere le applicazioni possiamo farlo tranquillamente in questa maniera, quindi molto intuitivo. Io ho trovato questo Ice Cream Sandwich già dalle prime interazioni molto più usabile, più intuitivo, più facile da utilizzare rispetto a Gingerbread ma anche ad Honeycomb. E in effetti è un po' l'unione delle due esperienze passate, sia Honeycomb e
gingerbread, ovviamente ancora con molte migliorie. Inoltre voglio fare una cosa molto interessante che ho scoperto un pochino vagando e giocherellando nella lista delle opzioni, ossia la possibilità di forzare il rendering della GPU. Quindi possiamo infatti sfruttare l'accelerazione della GPU all'interno delle applicazioni. Questo perché se da un lato Ice Cream Sandwich sulle applicazioni native già supporta questa feature, insomma, di default, non si può dire lo stesso delle applicazioni che noi scarichiamo dal market, che dovrebbero essere riaggiornate una ad una per poter appunto includere questa feature. Invece Google appunto ha pensato di dare la possibilità di forzare con un singolo tocco questa possibilità su tutte le applicazioni sin da subito, e questo quindi possiamo godere dell'accelerazione della GPU sin da subito. Di default è disattivata, probabilmente perché Google vuole fare vuole far capire che deve essere lo sviluppatore a supportare questa feature, quindi è un incentivo allo sviluppatore a implementare all'interno delle applicazioni l'accelerazione della GPU, però volendo possiamo tranquillamente forzarla, e questa ovviamente è una cosa molto positiva. Per il resto, ripeto, il sistema operativo è veramente eccezionale, prima impressione veramente molto molto buona. Io man mano sto scoprendo, prima di fare una video recensione ovviamente devo studiare un pochino come farla, perché da una parte c'è il Nexus da giudicare, dall'altra c'è proprio il sistema operativo Ice Cream Sandwich da analizzare bene, quindi devo capire bene se fare una video recensione più dei focus video, oppure fare una recensione strutturata in più video. Sicuramente ci saranno più video, insomma. Poi volevo farvi vedere qualche altra cosina, ad esempio il market, che per la prima volta lo vedo fluido, nel senso che il nuovo market ovviamente, che è piuttosto veloce, vedete? Fino a pochi giorni fa avevo anche a disposizione un Evo 3D, anche se dual core, però non era altrettanto fluido come questo Galaxy Nexus, che ha la piattaforma OMAP 4460, che è veramente molto performante, anche perché supporta il dual channel. E poi effettivamente Ice Cream Sandwich ha tantissime ottimizzazioni, non ultimo proprio l'accelerazione della GPU, quindi tutto molto più veloce rispetto a un'esperienza utente garantita ad oggi da smartphone con Gingerbread a bordo. Volevo fare vedere l'ultima cosa, ossia gli sfondi animati, i microbi, che è veramente carino, vedete com'è, veramente è bello. Possiamo toccare lo schermo e abbiamo questi microbi che si cibano. È molto simpatico, molto carino. Vediamo come corrono. Si spaventano, poi cominciano a mangiare, litigano fra di loro. In ogni caso, questa appunto era un'anteprima del Samsung Galaxy Nexus. Se avete richieste, ovviamente potete farlo attraverso il blog, dovunque, su YouTube, sul sito, insomma, dove volete. Quindi se avete particolari richieste e curiosità, noi cercheremo di soddisfare le vostre appunto richieste. Dico subito anche che comunque prima di effettuare video recensione penso di fare comunque altri video, tra cui vorrei fare anche un confronto tra gli schermi, con ad esempio l'Optimus Sol che attualmente ho a disposizione, perché ad esempio ha l'Ultra AMOLED, quindi magari potrebbe essere un po' interessante fare il confronto tra Super AMOLED HD e Ultra AMOLED, e magari qualche altro smartphone che vediamo di recuperare. Quindi detto questo, io vi saluto e vi rimando al blog androidgeek.it. Ciao ciao da Matteo.